Buongiorno ragazzi, buongiorno. Buongiorno. Sigla. Oh, eccola, silenzio. Vai Giovanotti. Volume. Qui siamo nella zona B oggi, per domani saremo nella zona A. Moglie del dottore è tornata sempre lontana dal dottore, è crisi, c'è il nostro Diz in mezzo e Dio tra di voi. Allora ragazzi, diciamo subito che io vi farei vedere quando c'è il nostro Filippo Merola che spiega gli accordi a John Wayne. Sono delle cose meravigliose che purtroppo non avete visto, è una cosa e lui si incazza e lui si sta bene. Allora ragazzi, abbiamo perso un minuto di tempo e non abbiamo detto niente. Allora, per carità, qui si deve parlare di un sacco di cose, C'è la politica. Sei impresentabile. Chi? Tu. Ma come si permette? Io ho vinto 12 delegati, 9 premi della regia televisiva e milioni mi hanno votato. Ma che impresentabile! Ma come vi permettete di dire impresentabile a me? Lei annunziato, chi è? L'ha annunziato lei. Allora ragazzi, no, la gente, che noi siamo un po' esasperati qui, quelli che vivono a Roma, perché ieri c'è stata, come sapete, che c'è stata ieri? L'Angelus. E poi non solo l'Angelus del Papa, c'è stata la Maratona, c'è stato i 152 anni dell'Unità d'Italia. Insomma, ieri a Roma c'è gente che è uscita di casa e ancora deve tornare. Cioè, non sto scherzando, c'è gente ancora per strada. Guarda, quei signori stanno tornando, ieri sono andati in centro e sono tornati adesso. Il nubifragio a Roma, devo dire, c'era Alemanno ieri che faceva il vigile urbano a Roma. Andate da qua, andate da là, che fate? C'era un casino, non si capiva niente, c'erano cardinali con la pettorina che correvano, c'era di tutto a Roma. Pure la gente stava pure dentro le buche di Roma, c'era gente, fedeli, corazzieri che giravano, presidenti della Repubblica, c'erano 3-4 che giravano, e poi stanno arrivando tutti i capi di Stato, adesso arriverà pure la colonna. La colonna. Ma che state dicendo? Sì, vabbè, arriverà pure dai. No, uno mi hanno scritto una battuta, Filo ha scritto una parola, voglio dire, è talmente brutta che la dico: il Papa, l'Angelus d'Alessio e la Tatangelus. Che stai, ma che dici? Ma che cosa dici? La Tatangelus, dai, su. Obama. Arriva pure Obama? Non si sa se arriva Obama. Allora ragazzi, qui le notizie vanno, sì, diciamo che il Papa ancora regge la notizia. Abbiamo notizie qui, ecco, Papa Francesco, dice il Fatto Quotidiano, il parroco del mondo, il nostro leggo, dice il Papa fa il parroco, tutti hanno puntato su questa cosa del, che va per strada. Io devo dire che sul web, su Twitter era partito un hashtag che era il Papa è così umile che, no? È così umile che, tutti dicevano è così umile che, battute e cose, ne mancava una, è che lui il Papa, forse copiando un po' Berlusconi, secondo me è talmente umile che restituirà l'8 per 1000. Ti immagini? E questa mancava ancora. Spero che non l'abbia detto qualcuno, sai, perché col web è difficile, adesso poi arrivano, tu dici una cosa e dicono no, ci hai copiato, e no, avete rotto questa storia, che uno non può fare una boia, che uno non ci può arrivare, no? Senza leggere internet. Allora, che cosa abbiamo, ragazzi? La politica, dobbiamo parlare di politica, ma prima di politica consentitemi di parlare di sport. Intanto facendo i complimenti a Francesco Totti, che eccolo qua, che è il San Francesco, Lazio ghiacciata, che ma sono due cose diverse. È il secondo marcatore di sempre dopo Viola, ma qui non vedo la notizia, ma la notizia è stupenda, quella di Zamparini, che ieri, tra il primo e il secondo tempo, ha chiesto all'arbitro se poteva esonerare tra il primo e il secondo tempo l'allenatore, cioè Sannino, che aveva richiamato la settimana prima. Zamparini, sei un grande, secondo me Zamparini adesso sai che farà lui l'allenatore e si esonererà da solo lui, incredibile. E questo è lo sport. Ma andiamo alla politica, ragazzi. Intanto c'è una dichiarazione che io, vediamo cosa dice Repubblica. Grillo, scontro sui senatori ribelli, ragazzi, ieri sapete che è successo, hanno eletto, chi hanno eletto? Ieri? Sì, l'altro ieri. Vogliamo dire? Basta, non ti do più la parola, fai perdere tempo. Cioè, la Boldrini è grasso, ex procuratore antimafia, sei lento. E chi l'ha votato? Chi l'ha votato?
pare che ci siano 15 franchi tiratori perché i grillini non volevano, volevano grasso. E ci sono state le prime lotte interne fra grillini, felpe contro eschimi. E felpe contro eschimi che hanno litigato, e quindi sti grillini, e quindi si è arrabbiato moltissimo, perché manca la comunicazione, ragazzi. Sapete perché manca la comunicazione? Perché purtroppo lì alla camera il wifi non c'è, e se non c'è wifi, se non c'è un'ottima wifi, loro non ce la fanno, non ce la fanno. Allora, per questo noi avremmo preparato una canzoncina con gli accordi di John Wayne, e non so se riusciremo a farla. Fammi vedere, non so se riusciremo a farla. Allora, cioè no, volevo commentare una frase di Bersani, però non l'abbiamo trovato. Io l'ho letta ieri da qualche parte sul web, che era Bersani qua diceva: dobbiamo fare un governo tipo il governo Monti, ma senza Monti. L'ha detto lui. Cioè, ma se, Renzi gli ha risposto: sì, è vero, è una bella idea, perché non facciamoci un PD, una specie di PD senza Bersani? Questo l'ha detto Renzi. Per il resto, ragazzi, le notizie sono sempre quelle, fatemi vedere. Vedete qua. Allora, vediamo la prima vignetta sull'affare di Grillo che si è arrabbiato perché quelli hanno votato grasso. Vediamo un po', la vediamo, il nostro Diz, guardate qui, Camera e Senato. Mettiamola qua se non si vede bene. Camera e Senato, levate le dita, vedete Giuseppe Bacciano, che è il senatore che ha ammesso di aver votato grasso. Dice, e Grillo risponde: pensieri autonomi, ma cosa siamo? In democrazia siamo. Eccolo qua, guardate, molto bella questa vignetta, molto ben disegnato Grillo. Allora, oh, vedo la Ferrari qua, ragazzi, complimenti alla Ferrari. C'è, la Ferrari c'è, un saluto al mio amico Domenicali. Quale notizia c'è? Adesso parti scherzi. Ah, c'è una notizia importantissima, vi dobbiamo dire prima di parlare ancora di Grillo. Tacchi troppo alti, Kate si incastra in un tombino. Sono le notizie che ci vogliono in questo momento, su cui tutto il mondo sta riflettendo. Sicuro che sotto a tombino non c'era Oscar Cerny. Ma senti, ma tu sei peggio di Zelig, queste battute. Tragliatella, sei bruttissimo, te lo devo dire. Te lo devo dire. Allora, ora c'è questa cosa qua, un'altra cosa. Mi fate vedere l'inciucio tra PDL e PD, che anche quello è una cosa, fatemelo vedere, da qualche parte c'è scritto sta cosa che Alfano ha proposto a Bersani di dire: tu me dai una cosa a me e io ti do una cosa a te. Ma qui siamo a livelli ormai, ci scambiamo. Dici, dov'è? Eccola qua, la proposta di Alfano: sostegno ai democratici e un moderato al Colle, cioè Presidente della Repubblica, uno del PDL, un uomo di fiducia. Chi potrebbe essere un uomo di fiducia al Colle? Emilio Fede? Oppure? Beh, sarebbe, sai chi è un uomo di fiducia che ultimamente è amico con Berlusconi? Briatore, ragazzi, io veramente, Briatore, Presidente della Repubblica, mi piacerebbe molto. Avremo i corazzieri metallizzati. Pochettini, che insomma, ma queste sono cose che si faranno, non si, ecco, questa è la lite tra l'Annunziata e Alfano. Ieri, guarda che bella faccetta che c'è Alfano. Allora, signori, noi abbiamo tradotto in musica questa situazione del grillismo. Allora, testo compilato proprio da noi qui in estemporanea, suonata dagli accordi meravigliosi di John Wayne. Vai con il primo accordo, non si sente niente, il flat più forte, vai. Ok, si siede con la risposta, io ve la inquadro. Chi ha votato per la Boldrini? Chi lo sa? Certamente non i grillini. Chi sarà? Chi ha votato Pietro Grasso? Mi ha tirato un colpo basso. Quante cose le faceva la DC? Ora via dal movimento, questo è alto tradimento. Niente inciuci, lo dicevo da quel dì. Chi tradisce il movimento prima o poi la pagherà, una a una, in un momento in miniera lavora. Digli d'accordo. Do. Ma che gran botto che abbiamo fatto, nemmeno entrati già noi stiamo a litigare. L'avevo detto di stare attenti,
ma gli accordi sono saltati per votare quelli lì. Mo vi mando tutti a casa senza internet e PC. Sei stato fortissimo, siete stati tutti fortissimi ragazzi. Allora, altre vignette e chiudiamo che oggi è tardi. PD, leggete, Renzi vende il camper usato nella campagna delle primarie. Eccolo qua, Renzi che dice a Bersani: Bersani, se vuoi te lo regalo senza i freni. Eccolo là, bellissima questa. E poi ci abbiamo che Berlusconi ha paragonato il Movimento 5 Stelle con Scientology. Quelli di Scientology dicono: ci hanno detto di tutto, ma paragonarci a Grillo è davvero troppo. Bravo Diz, complimenti. Ciao a tutti ragazzi, ci vediamo domani. Ricordandovi che questa è l'ultima settimana prima di Pasqua dell'edicola e poi andiamo tutti in vacanza. Lui parte oggi addirittura. Dove vai? Ad a Cuba. Beata a te. Vai a Cuba, mi raccomando, a Cuba, divertiti. Divertiti, ciao edicola! Io vado, ciao, vai! Ma che te ridi, agonia!